Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Inter Shakhtar Merkur Spiel Arena di Düsseldorf, che ha portato fortuna alla squadra allenata da Antonio Conte, contro il Bayer Leverkusen nei quarti di finale vincenti. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Inter Shakhtar Donetsk a Düsseldorf. Ci sarà la finale contro il Siviglia. Stiamo parlando di formazioni, tra questa ucraina e anche quella spagnola che ha già raggiunto la finale, che sono degli abitué di questa competizione. L'Europa League, per quanto riguarda i numeri, c'è un Inter che dopo 10 anni vuole tornare naturalmente a cercare di avvicinarsi al bersaglio grosso, ma ricordiamo anche che lo Shakhtar nel 2009 vinse proprio l'Europa League, era il primo anno in cui aveva cambiato denominazione. Insomma, c'è una sorta di tuffo nel passato per entrambe le formazioni, mentre si inizia a giocare. Pressing in avanti davvero buono ora invece dell'Inter, con Barella che va a cercare Lautaro Martinez in piena area di rigore, è in leggero ritardo, Krivtsov era ben posizionato su di lui, nessuno dei due tocca il pallone, che schizza via per essere rimesso in moto dalla difesa ucraina. Sul lato destro del campo il pressing ora di Young, sempre su Dodò, controllato a vista, anche in maniera fallosa, dunque fischia l'arbitro Marciniak. Calcio di punizione a favore dello Shakhtar, siamo al 18° del primo tempo, con l'Inter e lo Shakhtar che si stanno condividendo la posta 0-0. Ricordiamo anche che siamo a porte chiuse, non l'abbiamo fatto ma è una cosa più che scontata, porte chiuse a Düsseldorf per questa fase tutta tedesca conclusiva dell'Europa League. Si giocherà a Colonia la finale, la vincente si troverà davanti il Siviglia, porte chiuse, gara secca e eventuale attenzione, gol dell'Inter, Lautaro Martinez, break della formazione allenata da Conte, sulla destra Barella è messo in moto da un pallone veloce, cross sull'area piccola, intervento aereo da parte di Lautaro Martinez alla destra del portiere Pjatov, azione veramente improvvisa, neanche ci eravamo accorti di come l'Inter si fosse rimpadronita improvvisamente del pallone. Dunque al 19° minuto è cambiato il risultato a Düsseldorf. Lautaro Martinez, dopo un errore clamoroso del portiere Pjatov, che sul rinvio di piede ha regalato la sfera a Barella, l'ha messo in movimento sulla destra, molto defilato, dopo aver saltato netto Matvienko, l'ex giocatore del Cagliari, ha crossato perfettamente per la testa di Lautaro Martinez, che ha spedito alle spalle di Pjatov, colpevolissimo prima nel regalare questo pallone all'Inter, sembrava un'azione totalmente appannaggio dello Shakhtar, e dopo nel non essere affatto reattivo su questa deviazione di Lautaro, palla in rete, 19° del primo tempo, una partita di sonno, diciamocelo, finora tra Inter e Shakhtar, risvegliata improvvisamente con il gol dell'Inter firmato da Lautaro, complicità netta del pessimo portiere dello Shakhtar Pjatov. Un Inter paziente, partita praticamente che è stata annullata dall'Inter, non si stava giocando per 20 minuti, pazientemente ha aspettato il primo errore a disposizione, l'ha commesso uno dei veterani della squadra avversaria, vale a dire il portiere Pjatov, e un rinvio del tutto errato, un appoggio praticamente a Barella che era sulla tre quarti, è diventato poi l'assist per lo splendido colpo di testa volante da parte di Lautaro Martinez, che ha anticipato il proprio diretto avversario. Attenzione, c'è l'Inter che si ritrova con un gol colossale mangiato sotto l'area di rigore, un'altra azione improvvisa sulla sinistra da parte della formazione nerazzurra, D'Ambrosio ha fallito l'impatto con il pallone, poi palla che è arrivata dalle parti di Lautaro Martinez, che però era in posizione irregolare, quindi l'eventuale pallone che è stato mandato sull'esterno della rete sarebbe stato un gol annullato. Altra opportunità dell'Inter, che scatta sempre come una molla quando c'è questa occasione, questa libertà che viene messa sul piatto d'argento, è successo almeno per 3 volte dallo Shakhtar Donetsk. Inter che si fa pericolosa anche con interpreti differenti, tra questi ad esempio Danilo D'Ambrosio, che si sta spingendo in avanti con una certa insistenza. Ancora c'è da scrivere la storia di questa partita, allora torniamo a raccontarla. Inter Shakhtar Donetsk, 35esimo, 1-0 per l'Inter, che ora in avanti. Poco fa il portiere dello Shakhtar Pjatov si è riscattato, una risposta sull'ennesima iniziativa dell'Inter, Barella che è riuscito a sfruttare al meglio, a capitalizzare una corsa in avanti legata a un break che è stato guadagnato dall'Inter, un po' anche in questo caso improvviso ed estemporaneo, ha fatto tutto da solo, appena dentro la rigore, la posizione defilata.
sbagliata, è andato a mettere il pallone sotto la traversa, ma non aveva fatto i conti con il portiere dello Shakhtar Piatov, che ha ben risposto, una parata non impossibile. Riceve ancora il pallone fuori dall'area di rigore Marcos Antonio, pressato molto bene da Gagliardini, palla messa fuori, è praticamente un bunker quello dell'Inter e un accerchiamento costante da parte dello Shakhtar, che non trova assolutamente nessuno spiraglio attraverso il quale far passare il pallone. Ancora Patrick sulla destra per Dodò, non arriva il pallone a lui, lo anticipa un compagno, botta da lontano, alta sopra la traversa. Finalmente lo Shakhtar si è deciso a trovare soluzioni alternative, ma fortunatamente per l'Inter Marcos Antonio ha sbagliato di pochissimo la mira, è un tiro che è stato scoccato senza effetto in pratica, appena si è trovato in possesso del pallone, un tocco per sistemarselo, ha sfiorato la traversa. Attenzione a Lautaro Martinez che sta per mettere a segno la propria doppietta, ma Piatov dice di no, un altro pallone rubato con un pressing in avanti e ha tentato un pallonetto a scendere e a scavalcare l'estremo difensore ucraino, forse però con un intervento non troppo regolare. Lautaro Martinez, smanacciata di Piatov che si è rifugiato in calcio d'angolo, forse gamba tesa qui di Lautaro Martinez. In ogni caso tempestivo il tentativo a rete a cercare il pallonetto lungo, Piatov ben appostato, pallonetto che non sarebbe terminato sotto la traversa, dunque un po' più lunga la traiettoria, sarebbe stato il gol certo. Non è stata perfetta questa esecuzione di Lautaro Martinez, che comunque istintivamente si è diretto verso la porta in maniera più che minacciosa. Piatov ha bloccato l'eventuale 2-0, l'eventuale doppietta di Lautaro Martinez, ha smanacciato in corner. Attenzione a Lukaku, ora in area di rigore, protegge il pallone, va a mirare il palo lungo, non lo trova. Piatov si era disteso, aveva fatto un grande sporchissimo lavoro Romelu Lukaku a raccogliere un passaggio lungo, a tenere alta squadra, ad aggirare il proprio diretto avversario che era Cucciolava. Cross in area di rigore, Handanovic con le gambe blocca il colpo di testa nell'area piccola di Junior Moraes, cross di sinistro, si è ben trovato nell'area di rigore, ha ben anticipato De Vrij, il numero 10 dello Shakhtar, è rimasto immobile Handanovic, molto freddo su questo tentativo centrale, ma che comunque poteva trarre in inganno qualsiasi portiere, non lo sloveno che è stato molto rigido, è riuscito a bloccare questo colpo di testa, ben posizionato bisogna dire, giocatore brasiliano ucraino, ben posizionato però anche Handanovic al centro della porta. Torniamo ovviamente alla partita Inter Shakhtar Donetsk, Diego Carmignani. Shakhtar vicino dunque al pari, soprattutto per la pericolosità dell'azione, cross nell'area piccola, Junior Moraes di testa con De Vrij che non è riuscito a contrastarlo a sufficienza, la parata di Handanovic che ha bloccato tutto. Dall'altra parte c'è il gol dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, calcio d'angolo, palla in area di rigore e ancora una volta decisivo il 33 dell'Inter in elevazione, corner perfettamente indirizzato sulla testa del difensore nerazzurro per il raddoppio dell'Inter. Quando siamo arrivati al 19° minuto del secondo tempo, così come era al 19° del primo, il gol di Lautaro Martinez di testa ancora una volta il gol del 2-0 dell'Inter. Da lontano è partito nella sua rincorsa, ha anticipato Matvienko e ha spedito alle spalle di Piatov il pallone, ancora una volta soluzione aerea, ancora una volta 19° Inter che si trova sul 2-0 in questo momento, è partita che diventa improvvisamente in discesa. Ancora D'Ambrosio che ricordiamo è stato un fattore proprio nelle ultime battute di questa stagione interista, pressing altissimo dell'Inter ora con D'Ambrosio che strappa questo pallone, attenzione perché Lukaku può andarsene, scambio con Lautaro Martinez, ancora Lukaku, Piatov blocca il pallone a terra, Lukaku praticamente un giocatore che sta facendo reparto da solo in questa partita, ma soprattutto per l'ingombro che sta dando alla squadra dello Shakhtar, ha toccato pochissimi palloni ma ogni volta che capita il pallone sui suoi piedi c'è qualcosa che scatta nella formazione avversaria che praticamente perde dei punti di riferimento, vede del pericolo avvicinarsi. In questo caso è stata ottima la sponda di Lautaro Martinez, l'inserimento di Lukaku anche studiato a tavolino in pratica per sprigionare il sinistro non sufficientemente angolato, ottimo Piatov a inchiudare il pallone a terra. Attenzione break dell'Inter con Lautaro Martinez che trova il 3-0.
Inter con più di un piede in finale adesso, altra opportunità che è stata ritagliata dai giocatori nerazzurri con un pressing asfissiante e praticamente delle zanzare lì davanti che hanno ottenuto il pallone, sono arrivati sempre prima rispetto ai difensori avversari e Lautaro Martinez un passo dentro l'area di rigore, palla alla sinistra di Piatov, azione anche questa un po' casuale, ma bisogna dire che è tutta giocata sulla attenzione ai particolari, la gara dell'Inter, erroraccio in disimpegno, ennesimo di Stepanenko, di tutta la difesa dello Shakhtar, costantemente sotto bersaglio del pressing dell'Inter. Pallone strappato a Stepanenko, è arrivato sul destro di Lautaro Martinez che ha un po' aggirato, se vogliamo, Krivtsov, che era il difensore e ultimo baluardo dello Shakhtar. Sul destro il pallone poi a giro alle spalle di Piatov, è arrivato al terzo gol dell'Inter, doppietta personale di Lautaro Martinez, siamo a 15 minuti dal 90esimo in questo momento. L'Inter è vicinissima a una finale che a questo punto direi è meritata, soprattutto per la costanza in questo secondo tempo con cui si è presentato dalle parti del portiere avversario. Ancora Lautaro Martinez, ancora su un regalo della difesa dello Shakhtar, Lukaku, il marchio di Romelu Lukaku su questa partita, ancora regali dalla difesa dello Shakhtar. Lautaro Martinez gli ha servito un cioccolatino, deviazione di sinistro alle spalle di Piatov, in piena area di rigore direi disfatta dello Shakhtar. Una partita dell'Inter che finisce in crescendo, non sembrava poter essere così onestamente all'inizio della partita, poi piano piano tutte le qualità della formazione di Antonio Conte sono emerse per un 4-0 che vede aggiungersi nel tabellino la firma del nome mancante, cioè quello di Romelu Lukaku. Dalla sinistra l'assist sulla tre quarti fornito dalla difesa dello Shakhtar per Lautaro Martinez in veste di assist man in profondità, defilato leggermente sulla destra il giocatore belga mette a segno il gol del 4-0 portando a 10 i gol consecutivi in Europa League fra Inter ed esperienza inglese, dunque si tratta di una sentenza che doveva arrivare a quanto pare prima o poi. Il mancino di Lukaku per il 4-0 che significa Inter in finale, possiamo dircelo, contro il Siviglia a Colonia. Shakhtar che praticamente ha smesso di giocare, ora sta regalando uno dopo l'altro opportunità da gol alla formazione di Antonio Conte, che con molto molto generosità va anche a raccogliere i frutti di questi troppi regali della difesa dello Shakhtar, un cinismo quasi portato all'esasperazione da Antonio Conte e dalla sua Inter che continua a pressare praticamente. Shakhtar che nel secondo tempo è completamente sparito. Attenzione a Lukaku, fa tutto da solo, grandissimo gol di Lukaku, grandissimo gol di Lukaku, si merita tutti gli applausi, è il 5-0 dell'Inter sullo Shakhtar, ha ingaggiato un duello in velocità con Kocholava in area di rigore, ha voluto anche prendersi questo sfizio finale Romelu Lukaku, firmare una personale doppietta, fare praticamente come il gatto con il topo e poi andarsene sul lato destro dell'area di rigore, finire con un diagonale per il 5-0 definitivo di questa partita, direi definitivo per quanto riguarda la simbolicità di questo gol, visto che è stato veramente una prepotenza di Romelu Lukaku che ha deciso di aggirare Kocholava, superare in velocità, superare anche con il destro il portiere Piatov. Partita che culmina con questo gol, simbolo direi della disfatta dello Shakhtar, del successo strepitoso dell'Inter che arriva sul 5-0. C'è un'altra possibilità per l'Inter, potrebbe assumere contorni troppo forse per lo Shakhtar negativi questa partita. Esposito ha mandato sull'esterno della rete, lanciato la rete da solo, un po' cincischiato, ha voluto eccedere con un dribbling di troppo il giovanissimo talento offensivo dell'Inter, ben messo in moto, forse posizione sospetta, in ogni caso aveva davanti a sé Piatov, ha fatto un doppio dribbling all'avversario, si trattava di Krivtsov, dopodiché esterno della rete per Esposito, sarebbe stato un 6-0 forse troppo
eccessivo ai danni dello Shakhtar. 45 secondi dal 90esimo, l'Inter sta per portare a casa una gara stravinta e una finale meritatissima. Attenzione, rischio di 6-0 perché Gagliardini ha staccato in area di rigore, paratissima di Piatov, ma il gioco era fermo, era stato evidentemente viziato da un fallo in attacco questo tentativo aereo di Gagliardini, che in area di rigore in effetti troppo solo per non esserci stato qualcosa ad anticipare il tocco di testa. Sì, è stato, ha messo una mano nettamente sulle spalle di un avversario che è andato giù, ha rischiato il 6-0 Gagliardini in questa occasione. Sono finiti i 90 regolamentari a Düsseldorf, Inter 5, Shakhtar 0. Non si prosegue con i minuti di recupero. Inter che va tranquillamente in carrozza in finale al Colonia contro il Siviglia, ha battuto 5-0 lo Shakhtar di Donetsk. Andiamo a riepilogare velocemente le reti. Lautaro al 19esimo del primo tempo, poi Bufera Inter sullo Shakhtar nella ripresa, poi D'Ambrosio, poi Lautaro Martinez al 29esimo, Lukaku con una 1-2 micidiale ha portato sul 5-0 la partita. Gara a senso unico, Inter abile anche a farla sua dal punto di vista mentale, oltre che tecnico, tattico, da ogni punto di vista. È stato un successo dell'Inter, direi un successo di Antonio Conte.